Riclato stamattina a Vittoria il patto per la sicurezza, uno strumento sottoscritto dalla Commissione e dal Prefetto, un atto di impegno che punta a stimolare la vigilanza civica e ottimizzare la presenza delle forze dell'ordine nel territorio. Testimone e garante il capo della Polizia Franco Gabrielli. E per il capo della polizia, lo scioglimento del comune è stato necessario per ripristinare la legalità violata o fortemente turbata dai condizionamenti e dalle pressioni della criminalità. Onorificenza alla coppia di coniugi Coraggio, che non esitarono ad intervenire in piazza Manin in difesa dei carabinieri aggrediti. Mercoledì prossimo l'udienza per il riesame della misura cautelare in carcere per Giuseppe Panascia, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Maria Zarba la sera dell'11 ottobre. Intanto gli investigatori sono tornati nella casa di via Gian Battistodiarna Ragusa a caccia di elementi decisivi sull'arma del delitto. È il giorno delle parti civili nell'udienza preliminare apertasi la scorsa settimana per il rinvio a giudizio di 20, dei 24 imputati nel filone dell'inchiesta montante riguardante l'accesso abusivo al sistema informatico della giustizia. E intanto resta alta l'attenzione per la lunga serie di minacce a chi sta cercando la verità. Se non è un voltafaccio, è un silenzio ingiustificato. I comitati che si battono per il ripristino dei tribunali minori soppressi attaccano il ministro della Giustizia Bonafede, che non risponde a richieste d'incontro neanche di autorevoli esponenti istituzionali dello stesso movimento. Ed è allarme sul bando per la ricerca di nuovi locali a Ragusa. Un saluto ai nostri spettatori e bentrovati con l'informazione della Prima TV. Dunque, l'avete sentito dai titoli: Siglato stamattina a Vittoria il patto per la sicurezza. Uno strumento sottoscritto dalla commissione e dal prefetto. Testimone del, era anche il capo della polizia Franco Gabrielli. Tra i momenti significativi, la consegna di un'onorificenza ai coniugi Shagura che nel luglio scorso intervennero per difendere alcuni carabinieri da un'aggressione. Vediamo. È stato sicuramente questo il momento più significativo ed emblematico di tutta la cerimonia. L'onorificenza consegnata da parte del capo della polizia Franco Gabrielli ai coniugi Shagura che nel luglio scorso non esitarono nemmeno un istante quando si è trattato di intervenire in soccorso di alcuni carabinieri aggrediti durante le fasi di un arresto. Il patto per la sicurezza per Vittoria, sottoscritto dalla commissione prefettizia e dal prefetto di Ragusa ha un valore certamente simbolico, ma non solo importante, quello di fornire alla cittadinanza uno strumento utile a prendere coscienza che una Vittoria migliore, diversa è possibile. E noi siamo qui per dare dignità ai cittadini e alla città di Vittoria. Il capo della polizia viene a testimoniare questo, ad incontrare anche gli studenti, le nuove generazioni che sono la speranza e il futuro di questa città. Tanti momenti importanti durante tutta la cerimonia, dalla consegna di un'opera che l'artista Arturo Di Modica ha voluto omaggiare al capo della polizia Gabriele, alle testimonianze di alcuni studenti che dal palco del teatro Colonna hanno... Detto e hanno spiegato come vorrebbero la vittoria del futuro. La cerimonia si è conclusa con l'esibizione dell'artista Francesco Cafiso. Anche questa è una decisione molto importante per sottolineare come la città non è solo mafia e malaffare, ma è fatta anche da imprenditori, artisti e cittadini che sono riusciti ad esportare qualità e bellezze della propria città. Durante il suo intervento, il capo della polizia si è rivolto principalmente agli studenti, esortandoli ad una maggiore partecipazione alla vita pubblica della propria città. Gabriele ha anche sottolineato l'importanza del patto, ribadendo dal palco che lo scioglimento di Vittoria è stato un atto necessario per il riscatto della città stessa. Sentiamo le parole del capo della polizia ai microfoni di Carmelo Riccotti Larocca. È importante che le istituzioni dello Stato stiano vicino ai cittadini che vogliono riscattarsi e che vogliono restituire a questo territorio il, il pregio, il valore e anche la, la considerazione che meritano. Per cui ecco il motivo di questo patto. I patti poi, come, come le stesse idee, camminano sempre sulle gambe delle persone. Eh, possono essere anche degli esercizi molto sofisticati di diritto, ma se non c'è dentro la passione, l'entusiasmo e consentitemi di dire la partecipazione della gente, rimangono cosa vuota, anzi, a volte assumono anche la dimensione di uno sfregio, di una irrisione, eh, soprattutto da parte di chi eh, con i propri comportamenti irride e dileggia le regole, perché se il patto non. Prenderà quota e se il, co, gli impegni che sono stati assunti non troveranno sostanza nelle cose, nei comportamenti. Chi si comporta in un certo modo potrà dire: Vedete, parlano, parlano, si riuniscono, fanno i loro riti e le loro liturgie, ma poi nulla cambia. E adesso la pagina di cronaca. È stato fissato per il 31 ottobre prossimo l'udienza del riesame del caso di Giuseppe Panagia, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Maria Zarba di 66 anni la sera dell'11 ottobre nella sua casa del centro storico di Ragusa. L'uomo si dichiara innocente. Nel frattempo però si attendono gli sviluppi delle indagini che potrebbero arrivare dai risultati dei campioni prelevati nella casa di Via Giambattisto Dierna e mandati nei laboratori della Polizia Scientifica di Panagia. Sentiamo. È stata fissata per mercoledì 31 ottobre l'udienza per il riesame del caso di Giuseppe Panacia, il pensionato di 74 anni accusato dell'omicidio volontario della moglie Maria Zarba di 66 la notte dell'11 ottobre nella sua casa di Viodierna a Ragusa. Era stato il suo avvocato difensore Valentino Coria a presentare nei giorni scorsi ricorso al Tribunale del Resame di Catania per chiederne la scarcerazione a una misura meno afflittiva, considerato il suo precario stato di salute. Il legale ha depositato l'atto contestando la ricostruzione fatta dagli inquirenti. Panagi al momento rimane l'unico indagato per la morte della donna. Si aspettano ancora i risultati dei rilievi fatti dalla polizia dopo l'omicidio e che sono stati inviati ai laboratori di Palermo. Sull'arma del delitto ancora non si hanno conferme. Tanti sono gli oggetti prelevati a casa della donna e che sono al vaglio dell'inchiesta, sotto osservazione rimane un grande ombrellone. Il medico legale non ha ancora riconsegnato la salma ai familiari per i funerali, perché, ancora, necessita di capire meglio la dinamica della morte. In tutto questo, però, Giuseppe Panacia continua a dichiararsi innocente. Il 31 ottobre prossimo, il Tribunale del Riesame di Catania ha fissato l'udienza per il decidere il da farsi. A Modica due pastori tedeschi hanno aggredito e ferito una 24enne che se l'è cavata solo con qualche graffio. Hanno poi tentato di aggredire anche due vigili urbane e letteralmente strappato a morsi i pneumatici dell'auto di servizio. Rintracciati i proprietari dovranno rispondere dei danni provocati dagli animali. Vediamo. A Monica due cani razza pastore tedesco hanno aggredito e ferito una 24enne incontrata a Pirato Cava Maria. Immediatamente soccorsa, la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Monica, riportando fortunatamente solo qualche graffio, anche se in stato di shock. Nel contempo un residente della zona ha informato la polizia municipale che subito ha inviato una pattuglia sul posto. I due animali hanno anche tentato di aggredire gli agenti per poi danneggiare l'autovettura di servizio. Per questo la decisione degli agenti di chiudere la strada al traffico. Vista l'estrema pericolosità degli animali, che strappando a morsi i pneumatici dell'autovettura hanno reso necessario anche l'intervento di un carro-attrezzi per trasportare il veicolo ormai inutilizzabile, è stato poi rintracciato il proprietario dei due cani che ha inviato la moglie sul posto per rientrare in possesso degli animali e scongiurare altro pericolo. La vicenda resta al vaglio della polizia municipale per valutare le conseguenze cui andranno i proprietari che dovranno rispondere dell'omessa custodia degli. Gli animali a giudicare dall'allarme lanciato dai due consiglieri comunali, i topi devono essere di casa al comune di Ragusa. Il mese scorso ci fu un ritardo di due giorni nell'avvio del servizio di scuola bus perché i pulmini costruiti dal comune in propri locali durante l'estate erano sporchi e con evidenti tracce di escrementi di topi. Tracce che ora sarebbero state trovate nelle cucine dell'asilo comunale Palazzello 2 di via Perosi, anch'esso ubicati in locali comunali. Sono stati i consiglieri d'asta e Mario Chiavola a segnalare il fatto increscioso che se confermato avrebbe potuto... E potrebbe ancora avere conseguenze gravissime sulla sicurezza e sulla salute dei bambini. Dal comune fanno sapere per il momento che è stata avviata un'indagine. E eh, cambiamo decisamente argomento. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia perché decise di continuare ad applicare il regime di, ehm, del 41 bis a Bernardo Provenzano, eh, nonostante le gravi condizioni di salute che lo portarono alla morte il 23 marzo del 2016. Secondo i giudici, infatti, il Ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. In particolare, il in particolare, la Corte di Strasburgo scrive di non essere persuasa che il governo italiano abbia dimostrato in modo convincente che il rinnovo del 41-bis fosse giustificato. Alla luce di tutto ciò, la Corte di Strasburgo ha rifiutato le richieste di risarcimento per danni morali di 150.000 euro e di 20.000 euro per coprire le spese legali avanzate dall'avvocato del BOS. Rosalba di Gregorio. La giunta regionale preseduta dal governatore Musumeci ha approvato il DEFR, il documento economico-finanziario regionale. Successivamente verrà predisposto un DDL per il bilancio e stabilita la manovra finanziaria per il 2019. Vediamo. La giunta regionale di governo ha approvato l'aggiornamento del defr, il documento di economia e finanza regionale che sta alla base dei calcoli necessari per le previsioni di entrata della regione e dunque per la predisposizione del bilancio 2019 e della legge di stabilità per il prossimo anno. Il defr regionale parte naturalmente dalle previsioni nazionali, sulla base del dato previsionale che emerge dall'aggiornamento del documento di economia e finanza dello Stato appena approvato dalle Camere, ne scaturisce un quadro programmatico di crescita del PIL, tendenza che si fonda sull'attivazione della spesa di sviluppo, secondo il profilo temporale e gli importi previsti nei programmi di investimento del governo regionale e di quelli operati dalle imprese. Il governo sta adesso predisponendo quindi il DDL di bilancio, quello di stabilità e il collegato ordinamentale, la manovra finanziaria 2019, da approvare entro il 31 dicembre prossimo. Ma il documento affronta anche il quadro complessivo legato non solo al lavoro, il complesso quadro macroeconomico impone alla Regione senza che tuttavia questa possa sostituire le troppe timide misure di perequazione infrastrutturale, di compensazione delle condizioni di insolarità, uno straordinario sforzo legislativo ed amministrativo. Sul primo però il Governo può contribuire attraverso una serrata attività propositiva di iniziative legislative di riforma che sono state declinate nel programma illustrato al Parlamento. Sui circa 14.000 dipendenti regionali, solo in 620 si occupano di programmazione europea, circa il 4%. E tra questi tanti non dedicano ai programmi operativi tutto il loro tempo di lavoro, ma solo una piccola percentuale. E questo è il dato che emerge eh, scorgendo il piano per il rafforzamento amministrativo approvato dal governo regionale. Facciamo il punto. Sui circa 14.000 dipendenti regionali, solo in 620 si occupano di programmazione europea, circa il 4%, e tra questi tanti non dedicano ai programmi operativi tutto il loro tempo di lavoro, ma solo una percentuale. E questo è il dato che emerge scorgendo il piano per il rafforzamento amministrativo, denominato PRA, approvato dal governo regionale. La situazione così, secondo il documento, sarebbe quella di carichi di lavoro insostenibili, e in termini di soluzione del problema, a nulla servirebbe il supporto dell'assistenza tecnica. Ecco perché, secondo il piano, occorre con convincere i dipendenti che non si occupano di fondi europei a farlo formandole e dando loro degli incentivi Così il Governo ha deciso di stanziare 8,7 milioni di euro riservate all'assistenza tecnica per dipendenti che sceglieranno di dare una mano alla gestione e alla spesa dei fondi europei. La Giunta infatti ha varato le soluzioni con l'obiettivo di rendere più efficiente l'amministrazione regionale, prevedendo di coinvolgere anche gli enti locali. Il PRA è un documento programmatico previsto dalla normativa europea, già approvato nel 2016 e che ora è stato aggiornato. Attraverso questo piano la Regione decide come migliorare gli aspetti legislativi e organizzativi per rendere sempre più veloce ed efficiente la burocrazia nella gestione dei fondi europei. Così nel documento sono indicati numerosi dati, gli impiegati che si occupano dei programmi operativi, i loro carichi di lavoro e la loro esperienza nel settore, ma anche le risorse e le azioni che il governo intende mettere in campo per migliorare le performance. E adesso una notizia appena giunta in redazione. Alcune parti civili sono state ammesse, altre escluse nell'udienza preliminare in corsa a Caltanissetta sul caso Montante. Tra le richieste respinte c'è quella della regione siciliana, Ammessi invece il comune di Caltanissetta, la Camera di Commercio Nissena, l'Ordine dei giornalisti, i singoli giornalisti Attilio Bolzoni, Benante e Casagni, l'ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto, l'imprenditore Di Vincenzo. Fa discutere l'esclusione della regione che in effetti era nell'aria perché la richiesta non sembrava redatta in modo... Ineccepibile. E intanto rimane alta la tensione per la lunga sequela di minacce con proiettili in busta e chi sta cercando la verità: il presidente della commissione antimafia regionale, Claudio Fava, il procuratore Capamedo Bertone e il capo della squadra mobile Nissena, Marzia Giustolisi. In crescita il fenomeno che vede sempre più giovani costretti ad abbandonare l'isola per seguire un futuro migliore. Un fenomeno che dovrebbe farci riflettere perché con questo ritmo ben presto la Sicilia si ritroverà ad essere popolata per lo più da persone anziane. Facciamo il punto. Sempre più giovani abbandonano la Sicilia per motivi di studio, con la speranza di riuscire ben presto a trovare un'occupazione lavorativa che sia in linea alle loro aspettative. Secondo SviMez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, negli ultimi 16 anni sono stati circa 1.883.000 giovani residenti che, valigia in mano, sono partiti alla volta del Nord Italia o di paesi esteri, tra i più quotati Inghilterra e Olanda. Il 50% di questi ragazzi ha un'età compresa tra i 15 e i 34 anni, tra cui anche già laureati. L'isola è l'area del meridione che nel 2016 ha perso il maggior numero di residenti. 9.300 abitanti a fronte dei 9.100 della Campania e dei 6.900 della Puglia. Questa tendenza nel corso degli anni a venire rischia di avere effetti disastrosi a livello demografico. Di questo fenomeno se ne parla ampiamente nel DEFRE, il documento economico e finanziario regionale, secondo il quale sembra ormai prevalere un'irrimediabile percezione della decrescita che tragime in una vera e propria frattura del sistema dei diritti di cittadinanza, che si misura nel livello dei servizi pubblici i quali, nonostante la pur lievissima ripresa del PIL e occupazione, rimane drammaticamente più basso del centro nord ed analoghe tendenze hanno riguardato vivibilità, ambiente, dotazione infrastrutturale, standard di istruzione, università e ricerca, efficienza dei trasporti locali ed in particolare qualità dei servizi sanitari e cura per adulti ed infanzia. Secondo l'Istat invece, la Sicilia subirà una drastica riduzione della popolazione nei prossimi decenni. Si stima infatti che entro il 2065 la popolazione residente potrebbe ridursi degli attuali 5 milioni di abitanti ai 3 milioni e 900 mila, quindi nell'arco di questi anni poco più di un milione di siciliani abbandonerà l'isola. Inoltre si registrano sempre meno nascite a fronte dei tanti anziani che popolano l'isola, con il rischio avere una popolazione poco numerosa ed anziana. Nemmeno il fenomeno migratorio potrebbe salvare la situazione. In questo contesto anche dal welfare non arrivano notizie incoraggianti perché la forbice che riguarda il divario di qualità tra i servizi per il cittadino tra nord e sud resta estremamente ampia. Questo perché il governo non dà l'opportunità ai giovani per poter rimanere a lavorare in Italia costringendole ad una migrazione verso paesi più floridi per evitare di restare senza lavoro. Anche alla Procura di Ragusa è giunta la denuncia del Codacons sull'obsolescenza programmata dei telefonini della Apple e di Samsung, già segnalata dall'antitrust. Ora aspetta la magistratura a accertarne eventuali responsabilità penali. Appurata infatti, grazie all'antitrust, le presunte pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle due aziende si profilano ora aspetti penali particolarmente rilevanti, spiega il Codacons. La riduzione delle prestazioni sui telefonini e i malfunzionamenti causati dagli aggiornamenti dei software hanno spinto molti utenti ad acquistare un nuovo modello di smartphone affrontando una spesa economica assolutamente evitabile se i cellulari Apple e Samsung avessero continuato a funzionare correttamente. Tale situazione mette gli utenti in condizione di chiedere alle due società il risarcimento dei danni subiti. Ancora nessuna novità sul fronte dei tribunali soppressi, tra cui figura come sappiamo quello di Modica e in Sicilia quello di Nicosia e di Mistretta. Il ministro Bonafede non si è ancora pronunciato e non ha risposto alla lettera dell'assessore regionale Bernatette Grasso e non ha ancora ricevuto Maria Lucia Lorefice che gli ha chiesto invece un appuntamento. Il comitato pro tribunale di Modica denuncia poi la vicenda della gara d'appalto per la ricerca di affitto di nuovi locali per trasferire gli uffici giudiziari di Ragusa. Vediamo. Ancora nessuna novità, giunge dal Ministero di Via Renula a Roma sul fronte dei tribunali soppressi. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, continua a non dare riscontro alle richieste di confronto sulla vicenda legati ai tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta. Il Guarda Sigilli non ha dato nessuna risposta a chi finora aveva tentato un'interlocuzione. A vuoto è andato il tentativo dell'assessore regionale Bernadette Grasso che aveva preso carta e penna e aveva mandato al ministro una missiva per prendere una posizione su questo tema. Nemmeno la sua collega di partito, la deputata nazionale 5 Stelle, l'ispicese Maria Lucia Lorefice, ha avuto udienza da buona fede, nonostante gli avesse chiesto un incontro proprio in ministero. La Lorefice è stata anche sollecitata dal comitato pro-tribunale di Modica sulla vicenda della gara di appalto indetta per la ricerca di locali da prendere in dove trasferire gli uffici giudiziari a Ragusa. Anche su questo caso però le richieste sono rimaste lettera morta. L'affitto di nuovi locali potrebbe rendersi necessario per le criticità strutturali che presenta l'edificio di Via Natalelli a Ragusa, criticità denunciate anche dai vertici del tribunale. Nell'immobile saranno anche seguiti accertamenti di natura tecnica per verificare l'entità delle criticità denunciate. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco. Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Ieri vi abbiamo parlato di una gang scominata a piazza Armerina. Adesso però emergono dei particolari. Infatti, a capo dell'organizzazione criminale, un italiano di 33 anni è un migrante ospite di una struttura di accoglienza. Il luogo di spaccio era il parco comunale e le aree antistanti le scuole. Tutto avveniva alla luce del sole, tra mamme e bambini che giocavano. Arrestate sei persone dalla polizia. Vediamo i particolari. Operazione Marijuana Park a Enna. Smantellata dalla Polizia di Stato una fiorente attività di spaccio che aveva come base logistica la villa comunale di Piazza Armerina, nei pressi di scuole e siti di aggregazione giovanile. Arrestati sei giovani, tra i quali all'epoca minorenni, ed effettuate decine di perquisizioni a dodici indagati in stato di libertà. La ramificata rete composta da italiani e migranti, ospiti in diverse strutture, aveva individuato nel parco comunale Villa Garibaldi l'area di smercio di marijuana ed hashish, monopolizzando il mercato dello spazio presidiato quotidianamente. Documentate centinaia di eccezioni anche a minorenni. Individuate due fazioni criminali, una capeggiata da un italiano di 33 anni, l'altra da un migrante all'epoca minorenne e oggi diciottenne, che condividevano lo stesso mercato all'aperto, con precise aree per lo stoccaggio e il confezionamento al dettaglio e l'occultamento dello stupefacente, tra le siepi e per terra. Esisteva una sorta di preziario e gli arrestati preferivano confezionare e vendere dosi della pezzatura pari o di poco superiore al mezzo grammo al prezzo di 5 euro, perché così sicuramente i rischi, in caso di controllo, si sarebbero ridotti enormemente. Il 33enne era collaborato anche dalla compagna. La donna lo avvisava della presenza di potenziali clienti o di pattuglie di polizia. Mamma di un bimbo di 6 anni, affidava il figlio al compagno che lo portava nella villa proprio mentre era impegnato nello spaccio, facendolo di fatto assistere alle operazioni di manipolazione della droga e di confezionamento delle dosi. Una mostra itinerante dal titolo La Sicilia nella Grande Guerra ha fatto tappa ieri in una Prefettura a Ragusa. Coinvolti anche tre istituti scolastici della provincia eblea, che con i loro lavori hanno rappresentato il tema. Molto apprezzata poi l'esibizione dei bersaglieri che sono entrati nel cortile della Prefettura a Fondi Musica. Vediamo! Nell'ambito delle iniziative per la commemorazione del centenario della fine della Grande Guerra, la prefettura di Ragusa ospita da ieri e fino al prossimo 26 ottobre la mostra itinerante denominata La Sicilia nella Grande Guerra, organizzata sull'intero territorio solano dal Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, in collaborazione con le singole prefetture, sulla base di un progetto promosso sul tema dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'importante evento espositivo è stato presentato ieri nel corso di una cerimonia che, alla presenza del prefetto Filippina Cocuzza, del comandante militare dell'esercito in Sicilia e del generale di brigata Claudio Minghetti, ha visto come protagonista il mondo della scuola eblea, rappresentanti nella circostanza dagli alunni degli istituti Vannantò, Crispi di Ragusa e di Liceo Carducci di Comiso, impegnati nel progetto per la realizzazione di lavori su diversi argomenti loro assegnati sul tema della Grande Guerra, quali l'alimentazione al fronte, la musica, inni, marce e canzoni popolari. Il contributo dei militari siciliani e movimenti culturali nella Grande Guerra, la corrispondenza dal fronte alla realtà contadina dell'epoca. La cerimonia inaugurale è stata anticipata dall'esibizione della fanfara dei Bersaglieri dell'Associazione Bersaglieri di Santa Croce Camerina, cui dopo il tradizionale taglio del nastro e i saluti istituzionali hanno fatto seguito diversi momenti in programma, tra i quali l'intervento del professor Barone sul contenuto di uno dei suoi lavori realizzati nel 2015 sul tema Gli Blei nella Grande Guerra. La presentazione da parte di ciascun dirigente degli istituti interessati dei lavori di rispettiva pertinenza, con frammenti dei lavori musicali e teatrali realizzati dai propri alunni. La cerimonia si conclusa con la consegna e ad alcuni studenti delle copie degli stati di servizio i cui avi hanno combattuto in guerra a suggello del loro legame attraverso un secolo di storia bene questo è l'ultimo servizio vi ricordo che potrete rivedere i nostri singoli servizi sul nostro canale youtube sulla nostra pagina facebook o rileggere le nostre notizie sul sito www.laprimatv.it o sul nostro profilo instagram vi ringrazio per la corte attenzione e vi auguro una buona giornata arrivederci